Bocca al lupo! Vai! Cortona Patria Nostra lancia la sfida per le prossime amministrative. Ci siete, combatterete fino alla fine. Siamo presenti. Il risultato e la sintesi sono questi candidati, rappresentano tutto il territorio, tutte le varie frazioni, tutte le sensibilità, e siamo orgogliosi di presentare Mauro Turenci sindaco, che è il nostro cavallo di battaglia. Avete deciso di farcela da soli? Siamo stati obbligati, è una scelta forzata, e sarà anche una scelta imperdonabile se poi il 27 mattina i risultati non premieranno questo centrodestra che ci ha escluso in maniera vergognosa. Turenci, una bella responsabilità per lei. Ma più che una responsabilità, direi una grande gioia. Ho la fortuna di avere una squadra coesa, fatta di persone in gamba, di ragazzi che hanno appoggiato il progetto in maniera veramente consapevole. Per me è un orgoglio il fatto che un gruppo di persone mi circondi, mi aiuti nel mio impegno politico, è motivo di soddisfazione. Sono sicuro che questi ragazzi saranno motivati, motivatissimi ancora di più, ma le vere motivazioni non gliele ho date io, gliel'ha data questa esclusione strana, incomprensibile. Hanno preso coscienza di cosa sia la politica, finalmente. Hanno preso coscienza di cosa voglia dire essere ambigui, doppi, dire o non dire. Hanno sposato un progetto vincente e si stanno togliendo tante soddisfazioni. Faremo politica in maniera felice e consapevole. Tanti giovani che appunto si approcciano alla politica per la prima volta, che effetto fa? Esatto, io non sono un politico di professione perché nella vita faccio il rappresentante, e effetto fa? Effetto di sicuro positivo quando si ragiona dei problemi sul sociale, perché effettivamente questo comune in tutti questi anni non ha salvaguardato di certo i problemi delle frazioni. Basti pensare, nella mia piccola comunità, popolazione di Creti, che dove vivo nel quotidiano, ci sono ben 26 famiglie che non hanno la possibilità di avere l'acquedotto pubblico. Quindi penso che la prima cosa da fare è agire subito per risolvere queste problematiche. Lavorerete anche per i giovani, per il territorio? Esatto, insieme a Mauro abbiamo fatto un bellissimo programma che, come diceva Mauro, è fatto da persone, non da politici, e questo ci ha permesso di andare ad affrontare magari dei temi che molte volte vengono dati per scontati o non vengono proprio calcolati. E nel programma appunto abbiamo fatto un bellissimo quadro dove abbiamo lavorato a 4-6 mani tutti quelli che avevano volontà, interessi e soprattutto idee su quelli che sono gli eventi a Cortona, che è la nostra perla e però va mantenuta bianca, bella, tale come è, altrimenti non avrebbe senso avere la nostra disposizione. Turenci, quali sono le altre priorità del vostro programma? Guardi, cambiare mentalità, fare politica in maniera totalmente diversa. Il problema sono le strade, le panchine, i lampioni? Sicuramente i problemi sono questi. I problemi sono le grandi infrastrutture, le strade? Sicuramente i problemi sono questi. Ma il vero problema è far politica con passione e sentimento, con una mentalità totalmente diversa rispetto agli amministratori che ci hanno preceduto. Lei vive a Camucia. Camucia è una realtà da attenzionare. Ma guardi, Camucia è la frazione dove più di ogni altra si misura il fallimento di questa amministrazione, perché Camucia è cresciuta in maniera disordinata, non c'è una piazza vivibile, non c'è un corso percorribile, non c'è un'area verde per le mamme e per i bambini, manca veramente tutto. È il frutto della cattiva programmazione del territorio, dobbiamo lavorare moltissimo su Camucia. Avvocato Billi, in via Matteotti il vostro punto elettorale, ma non solo. Sì, saremo presenti qui dal 6 maggio quasi tutti i giorni, 2 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio, poi saremo presenti con comizi già programmati in tutte le frazioni e ci potranno trovare e contattare anche tramite Instagram, tramite Facebook, e niente, rappresentiamo insomma tutte le sensibilità, tutti gli elettori, sia quelli che sono scontenti di questa amministrazione che da 73 anni ha mal governato questo bellissimo comune, sia di questo centrodestra che ci ha escluso in maniera imperdonabile.